legata a quello che ho fatto su internet? Qual è l'impressione? È sicuramente una impressione positiva quella lasciata dai video appena visti su internet. D'altronde si tocca il tema della memoria storica della città, dei monumenti storici, che è un tema caro a questa amministrazione, tant'è che l'abbiamo nel programma elettorale. E quindi è sicuramente positivo che dei cittadini padernesi si danno da fare per riscoprire l'importanza di certi monumenti, certe cascine storiche della città, di certi percorsi storici, di quanto è nella memoria storica di Paderno Dugnano, che poi non è altro che il nostro passato, ed è grazie al nostro passato se noi oggi siamo qua e possiamo vivere in questa città che io definirei bella e interessante. Quindi sicuramente un lavoro che dà un lustro a questa città. Noi come amministrazione ci stiamo muovendo nello stesso senso, abbiamo l'anno scorso presentato una mappa storica culturale della città che poi è presente sul territorio proprio per localizzare i punti importanti della storicità della nostra città. Per dire, c'è la Piazza Matteotti. Eh? Per dare un riferimento, per esempio c'è la Piazza Matteotti. C'è in Piazza Matteotti, ma ci sono un po' in vari quartieri, c'è a Palazzolo, c'è a Cassinamata, in 5 punti della città sono stati messi queste mappe storiche, che sono un po' il punto di inizio per rispolverare la memoria della città. Sicuramente ogni contributo è ben accetto perché porta avanti un progetto interessante per Paderno Dugnano.